il nostro nuovo episodio di Target Madagascar siamo andati a Fordofan, nel sud-est del paese, alla scoperta di un impressionante sito minerario di 2.800 ettari. Sfruttato da 8 anni da un colosso internazionale del settore, rappresenta un investimento di quasi 800 milioni di dollari. Qui produciamo il menite. L'ilmenite è un minerale di titanio e il titanio serve a produrre del pigmento bianco per le vernici o per le tinte per la carta. E serve anche a produrre il metallo di titanio che viene impiegato nell'industria aeronautica. 300.000 tonnellate di ilmenite escono ogni anno da questo impianto. Anche il panorama economico locale ha risentito positivamente dell'attuazione del progetto nato dalla partnership fra un privato, lo Stato e la regione di Fordofan. Per esempio la pubblica sicurezza, l'insegnamento, la salute, la formazione professionale, la promozione delle piccole e medie imprese per assicurarsi che il contenuto locale del progetto sia massimizzato. Nella regione sono state create 350 nuove imprese. La miniera dà lavoro a 1.400 persone e sono anche stati costruiti una nuova strada e un porto in grado di ospitare navi da crociera. Questo progetto è anche un modo totalmente inedito di concepire l'industria mineraria. Qui, nel cuore del sito, troviamo 230 ettari di foresta protetta e un vivaio che permette la riabilitazione e il ripristino progressivo dell'intero sito. Un impegno ambientale forte, indispensabile per realizzare progetti di questo genere in Madagascar. Il settore minerario è considerato uno dei maggiori motori dello sviluppo del paese. Al successo di Fordofan ha seguito peraltro un altro megaprogetto per nickel e cobalto, di grandezza 10 volte superiore in termini di investimenti. Abbiamo una riserva di bauxite di 100 milioni di tonnellate. C'è anche del ferro, le cui riserve sono stimate a 600 milioni di tonnellate. Tutte queste riserve sono riserve certe. Per non parlare dell'oro, delle pietre preziose o perfino dell'uranio, resta però del lavoro da fare sul clima economico. Siamo in concorrenza con molti paesi in Africa, Asia e altrove, quindi abbiamo bisogno di un contesto competitivo per attrarre gli investitori, direi seri, che vogliono davvero lavorare sul lungo periodo. A questo scopo il governo prevede di introdurre presto nuove regole e un nuovo codice minerario molto interessante dal punto di vista fiscale e finanziario. Non bisogna confondere rapidità e fretta. Abbiamo bisogno di tutti i suggerimenti necessari affinché questo codice minerario possa non solo contribuire allo sviluppo del paese, ma sia anche duraturo. L'obiettivo è triplice: attrarre gli investitori, che gli investimenti contribuiscano davvero allo sviluppo del paese, senza dimenticare il rispetto dell'ambiente.